Buongiorno, buongiorno Regione da zio Vito. Tutto a posto? Vedete, tengo un camice perché mi sono messo in cucina. Irina è tornata perché dice che, non so, è andata in Romania a rumenare là dei parenti per la Pasqua. Ha sentito tanto la mancanza mia che è voluto tornare qua a Potenza che mi vuole accudire, che vuole passare la Pasqua, la Pasquetta, la Pasquetta insieme a Uniti. Allora io ho pensato. Mo ci faccio cucina a Irina mia, la mia amore, a Irina Perizoma. E lei ha detto, sì, ma pure io ti devo fare dei merichietti, non so che sono i merichietti e i merichietti che i tingoli che noi mangiamo in Romania. Ma noi mangiamo la pasta, l'agnella, noi siamo, perché a Pasqua noi siamo tutti più buoni. Attenzione, Pasqua è santa perché siamo Gesù risorge e siamo tutti più buoni. Ammazziamo gli agnelli a Pasqua perché siamo più buoni e mangiamo la carne e la ciaccia, mangiamo la pasta, facciamo un sacco di cose. Ci abbuffiamo come a Capodanno, che poi non ci possiamo alzare dal tavolo, c'è qualcuno pure che scatta, diciamo che poi lo portano martedì, mercoledì, giovedì, perché poi diciamo è Pasquetta, no, ci mi deve chiuso. E niente, allora ho detto, ma tu che muovi? Fa no, ti faccio una cosa che mi piace, che noi usiamo a Romania, ti faccio goulash. Guarda, goulash non l'accetto mai, non lo prendo mai in goulash, diciamo, no, non lo mastico bene, diciamo, in goulash di uno di questi qua. Allora ha detto, ah, ti faccio un'altra cosa, un borscht, non lo voglio il borscht, perché per l'altra volta sempre su quattro borscht, poi dice borscht è come un minestrone, borscht so che si è messo il gelato, un borscht, San Marzano borscht. E allora ho detto, mo te prepari una bella agnella, ci faccio una crapetta, facciamo pure un cotturetto, che tengo pure una pecora zoppa, anziana, sono una trentina d'anni che la tengo dall'armadio, e sì, ma la mangiata tanto, poi niente. E quindi facciamo, festeggiamo. Poi alla Pasquetta ci ho fatto una sorpresa, che lei non lo sa, che la porto a vedere il mare, l'oceano. Lei non l'ha mai visto l'oceano. No, non l'oceano, cioè vado a Metaponto, che io ci dico che è oceano, che lei non sa che basta che acqua, che lei ha sempre sulla terraferma. E allora ci fa lei contenta e ce la porto là. Poi ci ho fatto l'uovo di Pasqua, dentro l'uovo di Pasqua ci ho messo una gallina imbottita, che dice che dal culo esce la gallina. Io non ho mai capito se è nato prima l'uovo o l'addina, perché l'addina, perché se è nato l'uovo, poi l'addina, l'uovo, l'addina, da dove l'ha cagato? Cioè da dove l'ha cacciato praticamente? Non hai, c'è il buco del tu per fare l'uovo, tu ciucci. Se invece è nata prima l'addina, poi c'è l'uovo che. Allora, cioè, l'uovo esce da dove esce a noi, cioè da, diciamo, da. Ma di chi? Ma può essere mai che una dina esce da me? Non è possibile, non si può fare, che per quanto si Freddy Chop Action, non sta capendo che sono qua. Mi sta venendo un po' diciamo, la za. Non lo so perché. E quindi stavo dicendo che ci festeggeremo, ci ameremo tanto. Io ho preparato una sponda pasquale, una sponda di motocarro pasquale, chiaramente tutto con gli ovetti attorno a un motocarro, che lei dico, prendi, prendi, a cascione ho messo un uovo grande in fondo, e ci dico, Irina, vai a prendere quell'uovo grande. Irina smena, acciamo l'uovo grande in fondo, e io entro da lei alla sponda, non alla sponda, il motocarro, e faccio uscire l'uovo alla gallina. Arrivederci, a domani.